Continua Riccione il Legavolley Summer Tour tra le spiagge più belle del nostro paese e lo fa rimescolando un po' le carte rispetto alla Coppa Italia di Marina di Vasto. Nella seconda tappa dell'evento itinerante organizzato da Legavolley Femminile e Master Group Sport cambiano entrambe le squadre che si presentano all'atto conclusivo della due giorni romagnola. Lasciando per strada solamente un set in tre partite, Monza è la prima delle finaliste, dopo aver dominato il girone triangolare e aver superato agevolmente in semifinale Brescia. Il Sagella Team, trascinato ancora da Sara Lode e da un'ispirata Serena Ortolani, si impone 15-12-15-13, arrivando sempre nei finali set con margine. Stavolta poco valgono gli sforzi di Camilla Mingardi, nonostante l'alta mole di punti portate in dote. La truppa di coach Enrico Mazzola si dovrà accontentare allora della finale terzo-quarto posto contro Busto Arsizio, a sua volta uscita sconfitta dal confronto con la Casalmaggiore di Carmen Turlea. Sì, diciamo che abbiamo avuto un inizio un po' a diesel, no? Nonostante il caldo abbiamo faticato un po' a entrare in partita, però alla fine abbiamo vinto, siamo contenti così, adesso ci aspetta una bella finale stasera perché Monza è una squadra veramente, veramente tosta, quindi speriamo bene. Troppa VBC Apis per la Unity Work che nonostante la buona prova del nuovo libero anche di squadra Shimin Wang e l'apporto di capitana Alessia Giornali si deve arrendere sotto i colpi di Valentina Zago e Svetlana Stojanova. Per le farfalle comunque un solido passo avanti, mentre per le rosa pronostico della vigilia rispettato e occhi sul possibile back-to-back in Supercoppa. Nella sfida per la quinta posizione, Baronissi è la meglio delle padrone di casa di San Giovanni in Marignano per chiudere il tabellone. Busto contro Brescia e Casalmaggiore contro Monza ad attendervi dunque a partire dalle 16.30 su sportmediaset.it con le partite decisive che assegneranno questa 15ª edizione della Supercoppa italiana della Sand Volley 4x4.